can see all those flower pots there. There's people going around cleaning graffiti off the wall. Someone's going to have to obviously fill them with peat and put all the plants up so the city looks its best for the G8 when they come into this square for their photo opportunity. But there are cameras that have been placed around the city, and the person with the rights to that footage is Berlusconi. Okay, yes. So if international media want to get footage of him, they have to pay him for this footage. So he's making money. Sta facendo soldi sulle immagini che vengono riprese perché dall'estero gli comprano. Sì, ho capito, è una bad situation, you know. Insomma, ci sono tanti rischi, vediamo di affrontarli con buon senso come sempre, di dare delle soluzioni che possono rendere tranquilla l'attesa e soprattutto salvaguardare non soltanto le forze dell'ordine, che sono fatte di l'ho detto, lo voglio ripetere, di mariti, di figli, di padri, esattamente come coloro che andranno a Genova per esprimere la loro protesta. Credo che ci si debba preoccupare anche della incolumità di chi protesta legittimamente, e quindi credo che ci si debba tutti guardare da chi invece vuole approfittare di questa occasione per darsi ad atti di guerriglia urbana che sono tutto il contrario di ciò che si può accettare. My name is Homer. I just arrived from the United States, from Springfield, with Ed Sheeran. I'm in Hollywood now. Am I in Hollywood now? Back the G8. See? Back the bullet. Back Bush. Ed Sheeran. Berlusconi. Throw them into the sea. Which superhero are you? I'm a super video. And you are a superhero? Yes. Are you is it difficult being a superhero? Yeah, yes. Do you have to work hard each day? Yeah, it's very hard. Yeah, this time it's very hard because I mean I have one aim. Hey, my aim is bring this tape inside because there is a lot of interviews to the people that they want to say something to them, and so I'm a kind of messengers, and so I, my aim is bring this tape inside the meeting because I think that it's time that they have to hear us. Genova, ci siamo resi conto di essere stati strumentalizzati, anzi due sensazioni abbiamo avuto tornando da Genova proprio sul treno. Una di essere stati incredibilmente violentati, eppure facciamo cortei da 7-8 anni e non avevamo mai visto nulla del genere. E due di essere stati anche noi che comunque andavamo coscienti del gioco a cui andavamo a giocare, coscienti delle forze in campo, coscienti degli organismi con i quali ci andavamo a relazionare e a contrapporre. Ci siamo resi conto di essere stati incredibilmente strumentalizzati. Non so, abbiamo pianto quando abbiamo saputo di essere stati in diretta, in diretta quasi come fenomeno appunto da Grande Fratello, per un pomeriggio per far ancora plus valore mediatico al sistema dell'informazione, noi pedina di quel gioco. The name up the title, Silvio Berlusconi. Phase 2, recruitment and infiltration. We will concentrate on infiltrating the black bloc and strategically placing provocateurs who will be in positions to instigate attacks, violence and destruction of private property, which will turn the population against the protesters. In addition, we will encourage fascist groups to run as segments of the bloc, which will then give us an excuse to attack the main body of protesters. The essential of all strategic critique is to place oneself exactly at the standpoint of the actors. It is true that this is often quite difficult to do.
The great majority of strategic critiques would disappear completely or would be reduced to very slight distinctions of comprehension if writers would or could place themselves in thought in all the circumstances in which the actors found themselves. Do you worry at all, because so much of this is communicated through the pictures, though, that the leaders, including President Bush, appear isolated? They're trapped inside the security barrier police forces keeping people away from them. The GAs are in this yellow building. We've met up with the attack, non-violent protest, and this is all of us going all the way back here. For now, this is a safe area, but it depends. The police are really fucking psychotic today. They could turn on us like that, but as far as we know, this is a safe zone and we're peacefully protesting. E noi ci troviamo a Porta Alegre per dire: un altro mondo è possibile, si può costruire un'alternativa. Quindi preferiamo avere questa immagine costruttiva. Seattle è stato un momento importante del movimento, ma siamo andati oltre. Abbiamo delle proposte molto concrete che vogliono cambiare questa realtà. Vogliono cambiare la realtà di un mondo dove 11 milioni di bambini rischiano di morire di fame, dove 1 miliardo e 300 milioni di persone vivono con meno di un dollaro al giorno, dove il 95% delle persone sieropositive non hanno accesso ai farmaci, dove il 14% della popolazione mondiale utilizza oltre l'80% delle risorse. Vogliamo cambiarlo con una serie di proposte che sono anche semplici, ovviamente devono stare dentro una cornice più ampia. Per esempio, chiediamo una Tobin Tax, cioè una forma di tassazione delle transazioni finanziarie sull'estero, perché crediamo che non sia accettabile che quando uno schiaccia un tasto del computer guadagni miliardi esenti da qualunque tassazione. The anarchist band marching at the head of a column of black-clad youth. The spectacle proves its argument simply by going round in circles, by coming back to the start, by repetition, by constant reaffirmation in the only space left where anything can be publicly affirmed and believed, precisely because that is the only thing to which everyone is witness. Why is it always, why is it so exciting to only present that? Why is it not exciting to present the political issue? Because TV is a show. Yeah, exactly. TV is a show. Yes, exactly. That's you think problem. The only one to know? Huh? You think you are the only one to know? No, of course not. But you were. But it's a problem, okay? Because we don't want to show. I belong to the circus. Per esempio, le multinazionali spostano la produzione nei paesi del sud del mondo. Va bene. Allora questo deve essere anche una forma di investimento in quel paese. Non è accettabile che vi siano donne, bambini, uomini che lavorano 10-12 ore al giorno per una miseria, che non abbiano assicurazione, che possono essere licenziati da un momento all'altro, che non abbiano diritto di organizzazione sindacale. I diritti devono valere dappertutto.